L'altro è disperso, 2 anni appena. Ieri sera viaggiavano in auto verso casa. Siamo a San Pietro, Lametino. Il temporale improvviso è violento. Sulla strada un fiume d'acqua che trascina la macchina. Stefania deve essere stata presa dal panico. È scesa con i figli per proseguire a piedi. La sua auto è stata trovata 1 chilometro più in alto rispetto a dove sono stati trovati i corpi. Potete vedere dalle ruote, possiamo capire quale fosse la situazione ieri. Poi da qui si è allontanata con i bambini, si è allontanata probabilmente in direzione di questa campagna. C'è stato un temporale violentissimo che è durato parecchie ore, troppo. Voi eravate in casa? Sì, ero in casa. In queste campagne la pioggia ha portato fango fin nelle case. Ha avuto paura ieri? Paura sì. E vedete collegata Elisa D'Alto per darci un aggiornamento. Allora Elisa, qual è la situazione? Tanto vi posso dire che continuano le ricerche di questo secondo bambino disperso che ha appena 2 anni. Qui è arrivato il presidente della regione Calabria, Mario Oliverio, che chiederà lo stato di emergenza per tutta la regione, perché le situazioni critiche sono un po' in tutte le province. 16 persone hanno passato la notte sui tetti e sono state salvate soltanto all'alba, qui vicino nella zona di Lamezia Terme. Nella provincia di Catanzaro ci sono state esondazioni, frane, famiglie evacuate in diversi comuni, è crollato un ponte qui nella zona di Lamezia, fortunatamente senza feriti, e famiglie evacuate anche nel Crotonese per esondazioni di fiumi e torrenti. Ci sono disagi naturalmente anche sulle strade, molte sono state chiuse, problemi anche sulla Salerno-Reggio Calabria, e sono stati chiusi anche dei tratti ferroviari, sono stati anche cancellati dei voli all'aeroporto di Lamezia Terme. Per il momento è tutto.